Buonasera signore e signori, vi ricordate PDF Element 7? Ci fece un video sopra un anno e qualcosa fa, tanto tempo fa quindi. Comunque, ora è appena stato aggiornato con l'ottava versione e in collaborazione con Wondershare sono tornato insomma, sono qui e sul canale c'ero già, non sono tornato perché me ne ero andato, per fare un video dove guarderemo meglio le novità e i punti forti della versione numero 8. Iniziamo. E ci siamo sullo schermo del mio Mac e diamo subito un'occhiata alle novità. Partiamo col vedere che appunto qua abbiamo PDF Element versione 8. Clicchiamolo e apriamolo. La prima cosa che salta all'occhio, quella che a me piace di più come novità, sinceramente, è, e cioè i criceti che fanno casino, che bello, il nuovo design. Li odio tantissimo. Bene, hanno finito. La prima cosa che ci salta all'occhio è quella che a me piace di più della nuova versione è il nuovo design, come vedete, è completamente nuovo, si adatta sia alla modalità chiara che a quella scura, ve lo dimostro subito. Attiva la modalità chiara, credo si chiami chiara, vediamo un attimo. Sì, Un vai. secondo? Grazie. Ok, ho abilitato il tema chiaro. Ok, ma ora abbasso il volume. Come vedete, si adatta sia alla modalità chiara che a quella scura, e molto più bella scura, chiaramente, ma queste sono mie opinioni personali, non c'entra nulla. E il design proprio è tutto aggiornato. È più in stile Big Sur, comunque versioni di macOS più recenti, quindi con questo effetto tipo di trasparenza un po' che fa vedere lo sfondo sotto e cose del genere. E un'altra cosa che mi piace molto sono i pannelli qua sopra. Come vedete qua dice nuova scheda, però ne possiamo fare tante e ogni scheda è un documento a sé stante. Ad esempio, io qua posso, ho questo documento che è un dummy PDF, quindi c'è solamente scritto così e una firma a caso. Per avere una prova, un'altra prova che ho scaricato per avere qualcosa su cui lavorare è la Divina Commedia, credo sia tipo l'inferno soltanto, però insomma abbiamo anche questo su cui lavorare e poi possiamo creare anche un documento vuoto, perché no? Basta fare file, nuovo, documento vuoto, crea, salvo i documenti va bene, assicurisci quello che ti pare. Bene, abbiamo i nostri tre PDF, ognuno per utilizzarlo basta mettersi qua e lavorarci. Cliccando sul lucchetto possiamo anche bloccare le schede e possiamo passare da un pannello all'altro in rapidità e in scioltezza. Altra cosa interessante è il nuovo modo di annotare dei testi. Ad esempio qua abbiamo un pezzo scritto della Divina Commedia, non so che parte sia, fa lo stesso. Basta andare qua e nei commenti adesso dobbiamo riselezionarlo, scusatemi, qua ecco. Possiamo fare tante robe in più, tutto col design nuovo, tra cui anche la firma di cui parliamo meglio tra un attimo. Possiamo evidenziare il testo come al solito e poi magari mettendoci il colore rosso. Qua di lato abbiamo tutta la parte di colore rosso che rimane la stessa, avete capito, e la possiamo trovare ovunque. E abbiamo ora il servizio di firma che non solo come nelle vecchie versioni si poteva fare così scrivendo, disegnando, ma si può fare anche sul trackpad, cliccando e poi usando proprio il dito sul trackpad per fare la tua firma in maniera completa senza doverla disegnare, proprio solo fare la firma col dito sul trackpad, tipo non voglio fare la mia firma vera, quindi farò tipo Pitonish. Questa ora è la mia firma. E ora abbiamo la mia firma qua sul cursore attaccata, la posso schiaffare dove voglio e quindi disegnare la firma sul trackpad, novità molto molto comoda, molto molto apprezzata da Pitonish. Eliminiamo questa cosa terrificante. Un'altra novità, questa volta è negli strumenti generali, è il convertitore di PDF, che ora può convertire in tutti questi formati spettacolari e è stato anche potenziato, tra virgolette, con delle tecnologie e degli sviluppi che sono più quelle cose dietro le quinte che l'utente medio non vede. Però ora la qualità di quando andate a prendere un PDF e a esportarlo in un altro formato, che sia in Word, quindi DocX o DocX, come volete chiamarlo, o uno di questi tantissimi altri formati, anche le immagini potete fare, la qualità del PDF una volta esportato sarà, si stima, il 50% migliore di quella precedente. Quindi un bel upgrade e lo apprezzo molto. Poi qua ci sono anche tante altre funzioni che io adoro, tipo il riconoscimento del testo OCR, che è l'Optical Charter, cioè quella lì, Recognition, quindi la ricognizione ottica dei caratteri, che vi permette di prendere un testo scritto, anche se non è un testo che potete selezionare, prenderlo, analizzarlo con il riconoscimento ottico e estrarre il testo. Quindi un'altra di quelle funzioni che io adoro alla follia perché è una delle cose davvero più comode. Non perdiamoci in chiacchiere, c'è tanto altro da vedere. Innanzitutto, se vogliamo andare a modificare qualcosa oppure a vedere meglio tutto il nostro PDF, cliccando qua sopra in Organizza pagine, abbiamo tutte le pagine del PDF belle mostrate, comode. E da qua c'è tantissimo da fare. Possiamo inserire una pagina nuova, ad esempio. Ok, inserisci pagina vuota, dobbiamo cliccare qua per volerla inserire. Perfetto, ora creato una pagina vuota in mezzo al PDF, possiamo ruotare le pagine con
questo metodo che le fa girare a destra o a sinistra in questa maniera, come vedete, o così, estrarre pagine dal PDF, dividere pezzi di pagina, adesso sei fermo, oppure fare una cosa brutta e cattiva, ovvero eliminare le pagine. Non è vero, non è brutta e cattiva, possiamo farlo e può capitare di doverlo fare. Poi, altra cosa, il pannello laterale, che come vedete è adattato a Big Sur, quindi con quello stile sempre di trasparenza, traslucido qua, molto molto carino. Può essere innanzitutto regolato per gestire le cose come preferite dentro il PDF e può anche essere rimosso del tutto proprio trascinando verso la fine. E poi potete prendere, aumentare, diminuire le dimensioni, tutto molto molto comodo. E questo pannello laterale permette anche di vedere più o meno cose dentro il PDF. Possiamo nasconderlo innanzitutto e possiamo vederlo, quindi o le miniature o i segnalibri che abbiamo impostato dentro il PDF. Io ancora non li ho messi, quindi non ci sono, però man mano che mettete i segnalibri compariranno lì. E poi qua, qui sotto, abbiamo le opzioni di vista, non per la barra laterale, ma per il pezzo di PDF che stiamo guardando qua proprio, questa parte. Ora tolgo un attimo questo. Come vedete possiamo fare pagina singola, quindi c'è solamente una pagina e per cambiare da un'altra bisogna fare uno swipe e ti switch alla pagina dopo. Possiamo avere quello classico di scorrimento, quindi averle tutte una sotto l'altra e scorrere tra una e l'altra in maniera più fluida. La doppia pagina, quindi due pagine, una così e un'altra dall'altra parte, però tipo singole, quindi dobbiamo fare lo swipe per passare a quella dopo come prima. E poi scorrimento con due pagine, che è molto simile, solo che ce ne sono due invece che una, un po' tipo libro, ecco, mettiamola così. Anche questo molto carino se avete documenti grandi come questo qua della Divina Commedia, meno utile per robe come questo dammi PDF file che... sì, non c'è tanto da scorrere, quindi capirai. Però una funzione in più appunto per chi lavora con PDF molto grossi, molto molto comoda. E poi in generale, sì, se guardiamo dentro l'applicazione di PDF Element è piena, è davvero pienissima di strumenti che sono utili, perché potete evidenziare cose, potete barrare altre cose, potete sottolineare altre cose, tutte con colore, potete scegliere che colore deve fare, tutte le cose, insomma, è davvero molto molto personalizzabile. Potete usare la matita per disegnare sui pezzi di PDF, potete utilizzare la gomma per cancellare pezzi di quello che avete fatto con la matita o con altri strumenti, potete mettere commenti testuali, qua non c'è molto spazio, abbiamo uno spazio bianco, creiamolo, abbiamo visto come si fa prima, facciamo organizza pagine, inserisci, pagina e fai inserisci. Ale, ce l'abbiamo. Andiamo nella nostra pagina nuova, chiudi qua e ci porti alla pagina 20 adesso, grazie mille. Qua abbiamo modo di scrivere, quindi commenti, commento testuale. Possiamo scegliere ovviamente tutti i parametri tipo il carattere, poi ci sono tipo le modifiche sotto caratteri, tipo se volete averlo normale oppure in grassetto oppure in corsivo, robe del genere. Facciamo Helvetica Bold. E la dimensione, quindi 12 pt, tipo la misura della dimensione, non ho mai capito. E però possiamo scegliere quanto deve essere grossa e il colore. Una volta fatto qua, poi ci mettiamo qui, creiamo il nostro commento testuale, me lo fai creare? Eccoci. E possiamo scrivere bella. Poi una casella di testo, qua creiamo la casella, proprio scriviamo dentro tutto quello che ci pare, lettera a caso, perché avete capito. E solite robe possiamo modificare sia il riempimento del testo, cioè il colore del testo dentro la casella di testo, che il colore del bordo della tabella, che il colore di sfondo della tabella. Questo è abbastanza, non so, se vi piace potete farlo. Potete creare dei callout di testo per avere una freccia che spiega qualcosa e poi dire bella. Qui c'è scritto bella. Bene. Questa è una cosa spettacolare, anche qua tutto modificabile chiaramente. Aggiungere una nota per avere qua l'iconcina della nota e basta, tipo se voglio selezionare qua 85, metto una nota, 85 è un numero intero appartenente all'insieme dei numeri naturali. Questo è tutto quello che so di matematica più o meno, sì, di 13 anni che la faccio. Bene, e così abbiamo la nota e quando abbiamo finito basta cliccarci sopra e leggiamo i commenti così vediamo bene, basta cliccare sulla nota e la nota comparirà e potremo sapere cosa c'è scritto sopra, che è carino. E poi tutto quello che ho mostrato nel video di PDF Element 7 che ho fatto sul canale appunto ormai un anno abbondante fa, ve lo lascerò in descrizione per vedere tutte le funzionalità dell'applicazione. Questa era un po' una rapida, uno scorrimento rapido di tutte le funzioni nuove e cose più carine. Questa versione, quindi PDF Element 8, è molto molto carina e molto molto consigliata se volete fare l'upgrade o prenderla come versione indipendente la prima volta che lo utilizzate. Molto comoda per chi lavora con PDF e robe del genere, a me tipo con la scuola e anche alcune volte tipo con YouTube, quando lavori con le aziende o robe del genere, stracomodo perché i PDF sono strautilizzati e questa funziona da Dio. Beh, se vi serve, se lavorate con i PDF, questa è un upgrade
spettacolare e da fare, ve lo consiglio tanto. Grazie mille per aver visto questo video. Se vi è piaciuto potete iscrivervi, lasciare un like, commentare, seguirmi su Instagram, su TikTok, Pietro Amei dappertutto. Noi ci vediamo prestissimo con tanti nuovi contenuti. Bella.